Era il 19 ottobre del 2014 quando Francesco beatificò Papa Montini ed ecco che, a distanza di 4 anni, Piazza San Pietro potrebbe tornare a gremirsi, stavolta per acclamare San Paolo VI. La Congregazione dei Santi, infatti, ha oggi approvato all'unanimità il riconoscimento di un miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Battista Montini. Si tratta della guarigione di una bambina quando ancora era al 5° mese nella pancia della mamma, un caso risalente al 2014. All'epoca la donna, veronese, si recò al santuario della Madonna delle Grazie a Brescia per affidare al neobeatificato Montini la propria gravidanza, a rischio di aborto per una patologia che avrebbe potuto compromettere la vita del feto e della madre. La figlia nascerà e resterà in buona salute. Una guarigione inspiegabile, sancita l'anno scorso dalla consulta medica del Dicastero Pontificio e quindi analizzata e approvata dai teologi. Ora manca soltanto l'approvazione di Francesco e quindi l'annuncio della data per la canonizzazione del pontefice bresciano, morto a Castel Gandolfo il 6 agosto di 40 anni fa. Tutto lascia pensare che dovrebbe avvenire tra il 3 e il 28 ottobre, durante i lavori del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani. E fu proprio Paolo VI a istituire il Sinodo, voluto per una ragione ben precisa, come ricordò a suo tempo Francesco. Scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie e i metodi alle accresciute necessità dei nostri giorni e dalle mutate condizioni della società. Ecco uno dei tratti distintivi del pontificato del Papa che portò a termine i lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, in una lacre opera che tenesse in comunione le diverse anime della Chiesa di fronte alla faticosa sfida del confronto e del dialogo con la modernità.